Buonasera a tutti e vi ringrazio di essere venuti perché il tempo è veramente scadendo, niente meno, quindi fatto scoraggiare veramente un po' tutti, anche noi. E ci accingiamo ad assistere a questo concerto, io passo la parola a Sandro che è sicuramente meglio di me a presentare i suoi componenti più strani. Ti ringrazio nuovamente, ci vediamo poi nel corso della buona scuola. Il nostro grande, non mi riferisco alla fisicità, il nostro grande Peppe Colombo che tanto impegno profonde per questa associazione, per la causa di questa associazione. Stasera abbiamo il piacere di poter assistere a questo concerto, anche perché penso che siamo stati un po' tutti invidiosi del fatto che un progetto simile, questo Sax Quartet, lo ha tenuto a Torre. E quindi la richiesta è stata così ampia che i nostri quattro amici, i nostri quattro patesi, hanno pensato al nostro territorio, hanno pensato a tutti i cultori della musica che sono presenti a Badafranca, hanno pensato anche a uno scopo benefico che è quello di dedicare questa serata ad una situazione che si sta muovendo a Badafranca, che sta cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia degenerativa come la passia, e quindi stasera godremo della musica che loro vorranno esprimere e le nostre orecchie gradiranno sicuramente. Voi tutti avete il programma di sala, quindi io vi leggo semplicemente i brani, ma poi vedrete, no? Ovviamente ci sarà qualche cambiamento, il primo brano non è quello che vedete lì direttamente nel programma di sala, perché inizieremo direttamente dal brano What a Wonderful World di Samson, Adios and Jazz, e poi vedrete che abbiamo i vari brani, qua Christmas, Moon River, Libertango, eccetera, eccetera, eccetera. Ci fermeremo a metà del concerto per una pausa doverosa per i nostri musicisti e dopodiché riprenderemo. In quella pausa noi decideremo altre cose che magari in questo momento, presi noi ancora dai numeri del bilancio, magari obnubilano la mente di chi è sottoscritto, cercheremo anche di riscaldare l'ambiente, non penso solo con la stupa ma anche con la bellezza di ciò che ascolteremo. Vi presento semplicemente i quattro musicisti, i quattro amici patesi che stasera ci dedicheranno con la musica. Sono tutti e quattro il sax, abbiamo Pasquale Russo, sax baritono. Io vi leggo quello che voi avete direttamente nel programma di sala, ma è giusto comunque capire la bravura dei nostri amici, da dove deriva, dalla loro esperienza. La scuola russa di espressione jazzistica e leggera ha fatto parte di diverse formazioni musicali. Noi di Badafranca li conosciamo tutti, magari non sappiamo alcune esperienze che lo fanno altrove, in altri ambiti, in altri paesi, lo hanno fatto in altri ambiti, in altre città, non conosciamo tutta la loro storia, ma sappiamo della loro bravura. Giovanni Geragi, sax contralto, sassofonista e flautista diplomato al Conservatorio di Musica ed insegnante alla scuola media ad indirizzo musicale. Oreste Casanzano, sax tenore, sassofonista, flautista, è un polistrumentista, diplomato al Conservatorio di Musica ed insegnante alla scuola media ad indirizzo musicale. Pasquale Gesualdo, sax contralto, è un appassionato sassofonista, clarinettista, e anche lui ha fatto parte di diverse formazioni musicali. E noi, a noi vogliamo fare un bel applauso. Iniziamo con What a Wonderful World di Gesualdo. Buona scuola. Thank you.
Thank you.
Sì, benissimo. Io direi che prima che i nostri amici si concedano per questa breve pausa, un altro bel applauso ci sta. Non so se convenga uscire fuori dalla pausa, perché sta nell'invita. Quindi il freddo è intensissimo. A me preme, non solo esprimere tutta la gioia per la bellezza di ciò che noi abbiamo ascoltato. Ci sono brani famosissimi che abbiamo sentito, canticchiato più volte, e adesso vedrete tanti brani, i brani che sentiremo ora, quanto sono belli, famose anche le colonne sonore di alcuni film, di musicisti bravissimi come Morricone, Miller, Dino Rota, eccetera, eccetera. Ma li vedrete, avete sentito anche i brani che abbiamo ascoltato, oltre ai brani natalizi, nella bella esecuzione che abbiamo avuto di questi quattro sassi. In questa pausa ci commentiamo dolorosissima per permettere a loro di riposarsi. Io non so come fanno a suonare con le dita ghiacciate e fredde, noi in qualche modo possiamo anche metterci in tasca, loro no, però insomma l'amore per la musica fa fare anche questo. Mi preme ringraziare tutti voi a nome dell'associazione che Colombo so che lo farà, ma lo faccio anch'io perché mi sento veramente molto vicino a quello che fa Peppe Colombo, anche perché spesso con ieri abbiamo collaborato anche come corale. Quando ascoltavo poco fa i vari brani, ognuno di loro fa delle voci diverse, non i contatti da idoli, quando ci capita di cantare insieme a dei musicisti, il maestro ci ricorda sempre appoggiare la nota che fa per tutelare il tenore, strumento tenore, strumento contatto, strumento baritono, ognuno in base alla propria voce, quindi noi che cantiamo, quindi sappiamo, seguiamo da vicino queste le dinamiche di ciò che ascoltiamo. Ma con l'amministrazione comunale, qui abbiamo la presenza del sindaco, della mia collega assessore Barbarato, siamo lieti di poter insieme all'associazione Italia Giovani che ha incomodato questa struttura di poter ospitare tutti voi qui stasera. Questa è una bella struttura che io non avevo visto prima di l'altro giorno, ma vediamo che si presta benissimo per questo tipo di attività anche progettistica. Io dico che quando i soldi pubblici vengono spesi, in questo modo sono ben spesi. E ringraziamo l'associazione Italia Giovani che ha messo a disposizione la struttura, anche se è una struttura comunale, viene data la loro gestione per la cura, perché comunque pensi anche a quelle che sono le normali manutenzioni della struttura stessa. Poi parliamo della situazione dell'AISA. L'AISA ha la sede regionale qui a Brazza. È una situazione veramente importante perché sta portando l'attenzione di tutti noi, tutte le persone che non conoscevano le sindrome classiche, hanno la possibilità, grazie a questa situazione, grazie all'attività di sensibilizzazione che fa questa associazione, di capire e conoscere le grandi difficoltà che coloro che hanno anche la fortuna di avere la diagnosi in maniera anche precoce di questa sindrome classica, con le varie forme di sindrome classica, il tipo di vita che sono costretti a fare, il tipo di vita che conducono questi nostri fratelli meno, per dire, formati da questo punto di vista, però ugualmente capaci di andare avanti e soprattutto grazie all'aiuto di persone come Peppe riescono ad avere la possibilità di impegnarsi, di vivere perfettamente inseriti nella società, e di sapere che c'è la ricerca che sta facendo passi avanti. La ricerca si alimenta grazie all'aiuto di tutte le persone che credono nella ricerca e aiutano a finanziarla. L'aiuto è in ogni modo possibile immaginabile. L'AISA ha un comitato scientifico, medico al suo interno, che lavora costantemente, formando la persona da esperti universitari, che lavora costantemente a contatto con tutti coloro che vivono la malattia.
significa la malattia stessa, e provano sviluppi per la ricerca, per migliorare la vita di chi ha questo tipo di malattia, questo tipo di sintomi particolari. Io adesso passo a dire il microfono a Beck, perché sicuramente qualche informazione in più ci darà sulla sindrome passiva, e poi daremo di nuovo lo spazio che meritano i nostri musicisti. Beck, grazie Sandro, grazie per le parole che hai detto. Io volevo, più che parlare della malattia, volevo dire dare due notizie, una meno bella, una molto bella per la ricerca. Quella meno bella è che praticamente negli ultimi due mesi siamo venuti a conoscenza di 4 nuovi casi di epilessia in Sicilia, di cui uno in particolare è solo la punta di un iceberg, perché in una famiglia ci sono almeno 4 componenti malati. È una forma di quella dominante in cui papà, lo zio, quindi diverse persone. Però non per questo, dicevo che è una punta dell'iceberg, perché solo alla scoperta di questo nuovo caso è venuta fuori questa famiglia, perché si, tra virgolette, si nascondeva. Questo è molto, capita molto spesso purtroppo per questa malattia. Invece quella bella è che qualche giorno fa un comitato scientifico ha scoperto che in una forma, purtroppo solo in una, un comunissimo antibiotico riesce a fare qualcosa. E questo è quello che a noi ci dà la speranza veramente domani di alzarci e scoprire che qualcuno ha scoperto qualcosa che riesce quantomeno a fermarla, la malattia. Questa è una notizia veramente importante. Un'altra cosa che volevo dire è che nel 2015, ad aprile, il 18 aprile, saremo lieti di ospitare in Sicilia, non a Barra Franca purtroppo perché siamo distanti dall'aeroporto, quindi avremo l'onore di ospitare il convegno medico nazionale, sarà a Catania, a due passi dall'aeroporto, e solo una questione logistica, non perché non l'avrei portato veramente con tutto il cuore qui a Barra Franca, ma non avrei avuto modo di ospitare le persone che arriveranno disabili, quindi perché le strutture non ce lo consentono purtroppo, non per altro, solo perché c'è stata la scelta di Catania. Ne abbiamo parlato anche così un'altra volta e gli ho spiegato anche le motivazioni, però ci hanno confermato ad aprile avremo questo nome di ospitale. Ci saranno anche dei ricercatori internazionali in cui l'AISA nazionale ha finanziato dei progetti, quindi verrà chiesto di venirci a dire come hanno speso i nostri soldi e in che modo vogliono procedere con la ricerca, con ulteriori progetti, e finalmente si spera che ci sia una soluzione con una cura. Quello che Beppe Colombo ci dice è veramente incoraggiante ed è molto bello, perché sapere che la ricerca può fare grandi passi avanti è veramente importante. Non in tutti i campi purtroppo avviene questo, ma dove è possibile è giusto che l'uomo con le capacità, con la facoltà che ha, in questo caso la facoltà di ricerca, le facoltà di approfondire con i passi avanti che può fare la medicina, con il sostegno di tutti, sia economico, sia morale, di supporto morale, si vada avanti e si renda meno difficile la vita a quanti purtroppo sono toccati da questa malattia. È chiaro che questa è una serata particolarissima, i nostri 4 amici musicisti si stanno mettendo a disposizione, mettono a disposizione la loro bravura, ci allietano una serata.
con facendoci ascoltare questi brani, ma diventa anche l'occasione per quanti vogliono di poter contribuire anche finanziariamente, anche con poco, alla ricerca scientifica. Avete sentito la parola del presidente regionale dell'associazione AISA, perché conosco quanto sia bello sapere che i soldi arrivano a destinazione, si fa effettivamente ricerca e si avrà modo di sentire dalla via voce di chi fa ricerca i passi avanti che si fanno grazie ai finanziamenti che arrivano solo dai privati. E questa è una cosa veramente importante, sapere che ogni euro che viene messo a disposizione con grande sacrificio a volte da ogni singolo cittadino arriva a destinazione e produce frutto ed efficace. Questo è veramente importante, ecco perché è un invito anche mio, anche a una forma di contribuzione, anche se pur minima, è importante anche il segno che ognuno di noi può lanciare da questo punto di vista. Io penso che siamo arrivati alla possibilità, i nostri amici si sono ripresi, non so se insomma, l'ambiente, almeno qua sopra, si comincia a stare un po' meglio, si comincia a stare un po' meglio. Il sindaco, giustamente, vuole dare un saluto, Salvatore. Io sento sempre il dovere di ringraziare Peppe, sua moglie, tutte le persone che ormai rappresentano un punto di riferimento a Valle Franca. Sono persone assolutamente positive da prendere da esempio. Sento bisogno di ringraziare anche i quattro sassofonisti che io conosco ormai da vita, con loro ho condiviso le strade dei comuni della Sicilia, perché suonavo nella banda musicale insieme a loro. Li ringrazio perché si sono spesi per questa causa. Oggi è il primo giorno che viene inaugurato questa Palla Giovani per l'intrattenimento musicale. Io veramente li ringrazio perché sono delle belle persone che hanno risposto positivamente al richiamo di un'iniziativa di carattere sociale. Quindi anch'io vi invito come amministrazione a fare quanto più possibile per aiutare la ricerca, perché credo che sia importantissima. E grazie per come si spende per il nostro territorio. Grazie a voi. Grazie a te sindaco, quindi mentre prendono posto i nostri amici, i nostri quattro musicisti, poco fa ho visto anche il figlio di Pasquale, anche lui è un musicista che ha lievato, sta anche lui con le musiche che compone, con la sua voce, sta rendendo onore a questa comunità che è la comunità di Valdesi. Perché non deve essere solo famosa per la cronaca, perché ogni tanto le forze dell'ordine intervengono e intervengono giustamente insomma, per garantire sicurezza e giustizia a tutto il resto della cittadinanza, ma non è una persona come Paolo Plus che sta rientrando insieme a suo padre, insieme a tutti i nostri amici, a Giovanni Gelaccio, a Restecca Panzano, a Pastore Gesualdo e tanti musicisti che sono presenti, chiaramente dentro il mondo da tutta la nostra città. Grazie ancora a tutti voi da parte di noi. Ricominceremo da Santa, no? Poi vabbè, avremo un po' una cabeza o per mezzo in una ruota. L'Elisimavo, Marco Bublé, poi c'è il tema del dopo ci sono paradiso, viene Morricone, quindi io sono un patito che sono tanti, viene Morricone, Arte Nocturn, In the Mood, The Miller, e poi c'è una persona rock di 5-3. Se non ci sono altre sorprese, questo poi ce lo direte voi, se ci sono altre sorprese, sicuramente dal pubblico, da me sicuramente sì, ci sarà qualche richiesta di bis. Bene, buona continuazione. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dei 18 brani, 18 sono i brani che abbiamo sentito, sì. Uno più bello dell'altro. È bello veramente, complimenti, bravo. Voi quattro siete degli amici, accumulate la passione per musica e sax, questa vostra passione comune per la musica e sax l'avete trasmessa a noi e noi siamo stati ben lieti veramente di aver ascoltato la bellezza delle note che abbiamo fatto ascoltare. Insieme alla vostra grande passione per la musica, parlavamo poco fa, ci scambiamo con la tuta col sindaco, diciamo questa vostra complicità si riduceva da quello che avete trasmesso a noi con le note che ci avete fatto ascoltare, con i bellissimi brani che ci avete fatto ascoltare. Sì, però non c'è questo bello, avete fatto deliziare, divertire anche noi. È tutto non solo per noi che siamo qui presenti in questa sera, ma mi sono scordato poco fa e me ne scuso per la presenza anche di Dado Luce, cioè il nostro bravissimo e sempre disponibile Gino Carmazzano. Noi vorrete vedere questi momenti quando vorrà, perché poi in streaming ognuno potrà rivederli, riascoltare questi brani e io comincio a chiedere a tutti e quattro di scegliere un brano come bis, almeno che abbiano qualche novità in più da proporci. E quindi ringrazio ancora tutti voi per il contributo che lascerete o che avete già lasciato, non solo per Peppe abbia predisposto, ecco qui all'ingresso uscita, per il contributo che lascerete o che avete già lasciato per l'AISA. Avete ascoltato da Peppe Colombo i grandi progressi che la scienza sta facendo ed è importante che noi tutti contribuiamo a questi progressi. Avete già scelto un brano? Io, anche se non è natalizio, mi è piaciuto tantissimo La Bandiera Rossa, The Pink Panther, oppure White Christmas. Che dite voi? Quale di tutti? Esatto. Ah, bellissimo. Love Him, allora. No, c'è un paradiso? Per me non avrebbe tanto da proporre. Facciamo scegliere dopo? Grazie ancora per la bellezza di questa sala, per l'ospitalità che hanno avuto le ragazze di Italia Giovani, l'amministrazione di personaggio del nostro sindaco che ha messo a disposizione la struttura, le sedie in cui ci siamo tutti accumulati questa sera. Fuori c'è un freddo terribile, abbiamo visto anche, non so se continua, ci sono i freddi di neve. Anche qua dentro, però non essendo soggetti al vento, per fortuna qua siamo tutti bravi. Bravo? Ah, benissimo, Bob Taylor, nuovo Cinema Paradiso, del grande Monicone, colonna sonora spettacolare. Ah, benissimo, sì, si potrebbe proporre in estate, sicuramente con altri brani. Io l'altro giorno avevo detto sul giornale, sulla Sicilia, proprio che questi nostri quattro amici erano a Della Garcia, dell'SA di Della Garcia, mi pare, no? Dico, perché non si fa una cosa del genere anche da noi qui a Parafranca? Invernamente, ho avuto anche la notizia, l'informazione, Oreste mi ha telefonato, sai, faremo questa cosa insieme con grande gioia, insieme con Peppe Colombo, con l'AISA, con gli amici con cui ci siamo deliziati l'altro giorno, proponendo dei brani via dell'SA di Della Garcia. È stato bello condividere con voi questi momenti. Io ne approfitto a nome dell'amministrazione, del sindaco, per fare a tutti voi gli auguri di un buon Transilvestro e un buon inizio di anno nuovo, un buon 2015, che sia un anno migliore rispetto a quello che abbiamo e che si sta concludendo. Davanti a tutti noi ci sono le grandi difficoltà che nel quotidiano ognuno di noi vive, anche se non vive sulla propria pelle, sicuramente assistiamo alle grandi difficoltà non solo economiche e finanziarie che tutta la nazione, tutta l'Europa, tutto il mondo occidentale, Parla Franca, sta vivendo. Speriamo in tempi migliori. Ad maiora. Buon ascolto.
grazie, ancora auguri, grazie ancora a Piero Colombo per quello che fa, cedo il microfono a lui per il saluto finale. Mi piace sottolineare anche la presenza di Don Sandro Capanzano qui fra noi, sacerdote impegnatissimo a Gela, questa sera, in questi giorni ospite qui per le vacanze, anche penso se domani probabilmente andrà via zio di Oreste Capanzano. Benissimo, ben gradita la sua presenza qui. È un sacerdote impegnatissimo a Gela, in uno dei quartieri, in una delle parrocchie più grosse di Gela, Machivella, San Giovanni, l'Evangelista, per celebrare sabato, la festa. Bene, grazie per la sua presenza qui. Cedo il microfono a Pepe Pronto. Grazie a tutti, perché il tempo è stato incredibile, quindi è stato, lo sforzo è stato doppio. Io ringrazio il sindaco Sandro e quindi l'amministrazione comunale, l'Italia Giovani che ci ha messo a disposizione, ma soprattutto ringrazio questi quattro ragazzi che senza di loro sicuramente non avrebbero assistito a questo serata. Non è andato via che dovremmo fare un lavoro di corpo e vi devo lasciare un ricordo.